Caro dottore, ho 38 anni, con il passare del tempo soffro sempre più di eiaculazione precoce. A cosa è dovuta questa patologia, se si tratta di una patologia o è una questione semplicemente psicologica? Io ringrazio Luigi perché ha posto una domanda che trova, come Luigi, tante persone che però per vergogna non lo fanno presente. Quella dell'eiaculazione precoce è un fenomeno molto più comune di quanto si pensi e talvolta è anche causa di divorzi. Per cui lo ringrazio ancora perché si tratta di un problema risolvibile. Si tratta di un problema che se tu non lo affronti si cronicizza perché questo problema ti crea una situazione di ansia da prestazione per ogni volta che ti accinge a un nuovo rapporto e vai a, ti accinge a questo rapporto con la paura di non riuscire, con la paura di avere l'eiaculazione precoce. Ma non è un problema psicologico, oggi sappiamo, conosciamo quali sono i meccanismi, sappiamo che c'è, per esempio, ci sono interessate alcune mediatori, tra cui la serotonina. Sappiamo che in questi pazienti c'è un maggior consumo di serotonina e abbiamo fortunatamente farmaci per poter risparmiare serotonina a livello cerebrale e consentire la soluzione di questo problema. Ripeto, è un problema oggi risolvibile, ma bisogna che così come Luigi e tanti Mario lo presentino, lo facciano presente al loro medico di famiglia o all'urologo o all'andrologo.